Per questo trucco, come per altri miscugli e roba varia tipo essa, mi consiglio di usare la carta bicycle. Cliccate nel centro per trovare la recensione. Su, cliccate. Perfetto. Ora vi spiego come fare. Allora, usiamo questo mazzo. Allora, intanto come si tengono le dita? Allora, ci serve il pollice sotto il mazzo, il medio sopra e le altre due dita non ci servono a niente. Poi tiriamo su una porzione di mazzo, un'altra e andiamo a chiudere. O se no possiamo fare questo. Giriamo una porzione di mazzo, si fa vedere il mazzo, si tiene in break, si gira tutto come una sola carta, continuiamo il miscuglio chiudendo. Ok? La cosa più importante è sapere come si tengono le dita e poi il miscuglio viene da solo, con un po' di pratica e accortezza riuscirete a fare dei miscugli bellissimi. Vi ricordo che dovete usare le carte bicycle. Ok? Molto bello questo miscuglio, è molto che dà molta performance. E ora cliccate sulla mia mano per trovare la mia pagina di Google più. Cliccate. E iscrivetevi al mio canale. Ok? Spero che il video vi sia piaciuto, sperimentatelo e poi mandatemi un video di risposta con voi che lo riuscite a fare. Chi lo riuscirà a fare meglio possibile vincerà un mazzo di carte standard della Bicycle per migliorare ogni giorno. Ok, ricordatevi, cliccate in mezzo a questi due mazzi per la recensione delle carte basi. Ok? Perfetto, alla prossima. Thank you.